Salve Merdoni, bentornati sul canale dell'Impero del Cinema. Chiedo scusa in anticipo se questo video vi sembrerà molto approssimativo, molto improvvisato, perché lo è, effettivamente lo è. Non mi sono preparato niente, non mi sono scritto niente, ma allo stesso tempo non voglio assolutamente lasciar passare questo entusiasmo, questa gioia che mi ha letteralmente tolto il sonno. Quando sono arrivato a casa ieri sera, dopo la visione di Avatar The Way of Water, La Via dell'Acqua, o The Way of Water, se lo volete dire all'americana, non sono riuscito a prendere sonno per un'ora. Non credevo a quello che avevo visto. Ero talmente carico di adrenalina che mi era impossibile, nonostante fossi stanco, morto, mettermi in orizzontale e addormentarmi. Nella mia testa ero assalito, assalito da quelle immagini, ancora e ancora e ancora e ancora. Sono entrato in sala da spettatore per vedere un film e sono uscito con la sensazione di aver visto qualcos'altro, con la sensazione di essere stato testimone di un evento. Di un avvento speciale, qualcosa di surreale, qualcosa che è irripetibile per il 99,9% dell'industria e che probabilmente sarà ripetuto e verrà alzata ulteriormente l'asticella quando Cameron farà uscire Avatar 3. The Way of Water è qualcosa di talmente possente che fa apparire il primo Avatar come le prove generali dello spettacolo vero e proprio. Chi conosce bene e ama James Cameron sa perfettamente che è sempre stato forse il regista che più di tutti ha sempre conciliato il grande spettacolo con la grande storia. Lo stesso primo Terminator, che è stato girato con un budget abbastanza irrisorio, in realtà già aveva tutto. Tutto quello che poi James Cameron avrebbe sviluppato nei decenni, tematicamente, a livello di sperimentazione effettistica e ambizioni legate all'epica classica, ma con uno sguardo rivolto al futuro. È quello che ha sempre fatto. Terminator, The Abyss, Terminator 2, Titanic, lo stesso primo Avatar, sono tutti film che hanno tentato, ognuno nel loro periodo, di conciliare il grande spettacolo cinematografico evolvendolo e portandolo ad un livello superiore, senza dimenticarsi di curare la sceneggiatura. Ora, si può ragionare su quale sia la sceneggiatura più riuscita e quella meno riuscita di James Cameron. E se questo film, se così vogliamo definirlo, perché faccio fatica a definirlo solo un film, ha dei problemi. Sono proprio dal punto di vista della scrittura. Ma voglio fare un discorso su questo. Mi sono già stati scritti dei commenti veramente molto, molto, molto negativi riguardo la scrittura di questo film. Ma vi invito a fare questo ragionamento. Nel cinema, dagli albori della sua nascita, quando un artista si impunta e decide di realizzare qualcosa di talmente ambizioso da essere quasi insostenibile economicamente, nascono pellicole come il Napoleon di Abel Gance. E guardando Avatar The Way of Water, ve lo giuro, ho pensato un sacco a Napoleon di Abel Gance. Due opere separate da un secolo di storia che, nonostante tutto, hanno in comune un'estetica fuori scala ed una scrittura, una sceneggiatura che non è all'altezza del lato estetico. Ma questo crea un cortocircuito, perché nelle gigaproduzioni, tranne forse rarissimi casi, nel contemporaneo forse l'unico esempio di produzione egregia sotto praticamente tutti gli aspetti è la trilogia del Signore degli Anelli, anche se in realtà la lavorazione in Nuova Zelanda ha giocato un ruolo molto molto importante per la riduzione del budget. Se Peter Jackson avesse girato negli Stati Uniti, il budget sarebbe stato molto, molto, molto più alto, quindi non è neanche da prendere troppo in considerazione in quest'ottica, perché ha avuto un metodo produttivo che è completamente diverso da quello di Cameron, che si rivela non essere sostenibile economicamente nel lungo periodo neanche per lui. E sapete cosa ci vuole per fare una scelta del genere? Palle grosse quanto una mongolfiera, tanto per cominciare, e un cuore grosso come quello di una balenottera azzurra. Va benissimo discutere insieme i difetti narrativi di questo film, sono prontissimo, sono apertissimo, parliamone, ma vi prego, non attribuite questi difetti alla mancanza di cuore, perché ci fate una figura di merda enorme. Questo film di cuore ne ha talmente tanto che faccio fatica ad accettarlo. L'avete presente la scena di American Beauty dove c'è la busta che svolazza, c'è talmente tanta bellezza che non riesco ad accettarla? Ecco, più o meno è questo. Avatar The Way of Water è una cosa sconvolgente, sconvolgente, e lo è talmente tanto.
che non vorrei dare l'impressione sbagliata parlandone. Perché qui non si sta parlando di 2001 Odissea nello spazio. Non si sta parlando di Solaris di Tarkovsky. Due film e due registi che giocano quasi uno sport completamente diverso da quello di James Cameron, nonostante il genere sia lo stesso. Sono due opere universali, ma che per quanto rappresentino tutt'oggi il picco artistico della fantascienza. Nel caso di Kubrick, riuscendo anche a conciliare il grande spettacolo e l'innovazione tecnologica, restano film di non facile accesso, rivolti più ad una nicchia di appassionati, con la speranza nel cuore di poter appartenere a tutti. Il cinema di Cameron non è mai stato questo. Cameron non è mai stato un artista con la pretesa di fare qualcosa di elevato e rivolto a una piccola nicchia. Cameron non è un poeta. Cameron è un retore, ma uno di quei retori che ti riconcilia con il cinema blockbuster dedicato alle masse, che ti riconcilia con la CGI stessa, che dall'89, dai primi esperimenti fatti su The Abyss, arriva a The Way of Water in una forma che è talmente sbalorditiva che non so trovare parole per spiegarvela, è una cosa che dovete vedere per capirla. Soprattutto, e lo dice uno che del 3D se ne sbatte altamente i coglioni, il 3D di questo film è follia. La profondità, la percezione tattile delle superfici, la resa delle luci, è una cosa folle. Non basta vedere un'immagine o vedere il trailer, vi assicuro che non basta. Dovete vedere il film nella sala migliore possibile con gli occhialini in 3D addosso. A quel punto capirete cos'è l'impatto visivo di questo film. Mostruoso, letteralmente mostruoso, non c'è un singolo fotogramma che risulti fuori tono, neanche uno in 3 ore e un quarto. La forma di questo film è talmente perfetta da diventare il contenuto stesso. L'esperienza, l'immersione, l'inganno è totale, è assoluto. E se ci sono dei difetti narrativi, non sono certo figli della mancanza di cuore, ma piuttosto sono figli dell'ambizione smisurata. Ambizione che probabilmente ha portato Cameron a realizzare un film molto più corale del primo capitolo, che era focalizzato su Jake principalmente. Per quanto raccontasse collateralmente anche tutti i comprimari, il focus era su di lui e sul suo rapporto con Neytiri, mentre qui ci concentriamo principalmente sui loro figli. E questo porta il film a diventare 3 film in 1, forse addirittura 4. I figli di Jake e Neytiri non sono sviluppati come personaggi tutti allo stesso modo, c'è chi rimane più sullo sfondo rispetto ad altri, ma sono personaggi che mi sono cresciuti tantissimo dentro durante lo scorrere dei minuti, sono arrivato ad amarli, sono arrivato ad affezionarmi tantissimo a loro. Spider, se devo essere sincero, è forse quello che mi ha convinto meno, non tanto perché non mi piaccia il personaggio, anzi questo rimando sfacciato e palese a Tarzan all'interno del contesto l'ho trovato adorabile, ma Spider è un personaggio che viene costruito nelle fasi iniziali in un modo che sembra più di peso rispetto a quello che poi effettivamente è. Non che non lo sia, non che non abbia peso all'interno della narrazione, ma sembra che si prepari il campo per qualcosa che poi effettivamente non si concretizza completamente. Rimane tutto molto in sospeso. Narrativamente è tutto perfettamente giustificato per quanto riguarda lui, quindi va benissimo. Non so quanti tagli ci siano stati effettivamente, ma io ho il presentimento che questo film in versione integrale duri un pelo di più, e con un pelo di più intendo che potrebbero essere anche 40 minuti di materiale potenzialmente, non lo so, non voglio tirare a caso a indovinare. E questa struttura corale così ricca di storyline ha portato secondo me a sacrificare molto anche del personaggio di Neytiri. È una speculazione, sto semplicemente fantasticando e ipotizzando, non so effettivamente quanto ci sia di tagliato, ma considerando la versione integrale da 9 ore di Avatar 3 annunciata qualche giorno fa da Cameron, io credo che molti dei problemi di narrazione che tanti stanno riscontrando e che anch'io effettivamente ho riscontrato siano figli proprio di questo, di un taglia e cuci al fine di portare la durata al massimo possibile tollerabile dalle sale cinematografiche. Facciamo giusto un paio di titoli.
Kingdom of Heaven di Ridley Scott, Alien 3 di David Fincher, Balla coi lupi di Kevin Costner. Sono tutti film che poi, quando sono stati presentati nella loro versione estesa, hanno dimostrato tutto il loro potenziale narrativo. Anche un film difettoso come Alien 3, in versione integrale non diventa perfetto, ma acquisisce un sacco di forza. E quando arrivi a costruire un puzzle narrativo a ragnatela così espanso, è inevitabile, facendo dei tagli da durata cinematografica, ottenere un prodotto che risulta, paradossalmente, nonostante la durata enorme, approssimativo narrativamente rispetto alle ambizioni che ha. E considerando la versione integrale del primo film, considerando la versione integrale del terzo, non vedo perché non debba essere così anche per questo film, che nonostante queste problematiche riesce a raccontarti la storia che ti vuole raccontare, facendoti arrivare le emozioni che devono arrivare. Non voglio assolutamente fare spoiler, assolutamente no, ma qualcosina la devo dire. Fidatevi che non vi rovinerà la visione. Ultimamente, anche quando non dirige il progetto, Cameron ha la tendenza, con sequel importanti di sue proprietà intellettuali, ad avere un approccio molto violento. Pensate alla prima scena di Terminator Destino Oscuro. Dopo gli eventi del giorno del giudizio, John viene raggiunto da un T-800 mandato nuovamente da Skynet, che stavolta lo uccide con un colpo di fucile a bruciapelo nel petto. John Connor muore dopo 2 minuti di film. Ecco, questa cosa che ha fatto incazzare un sacco di gente è volontà di James Cameron, perché Tim Miller, regista di Deadpool e regista di Destino Oscuro, questa cosa non la voleva fare. Ha combattuto per non farla. Indovinate un po' chi ha vinto? La caratterizzazione di Carl come T-800 che uccide John Connor e che poi, privo di scopo, avendo completato la missione, si integra con l'umanità, si umanizza e diventa un venditore di tende con famiglia, è volontà di James Cameron. Tutto quello che ha fatto incazzare tutti in Terminator Destino Oscuro non è volontà di Miller, non è volontà di nessun altro tranne che di James Cameron. E Avatar The Way of Water non fa eccezione sotto questo aspetto. L'approccio al sequel, i primi 5 minuti, sono più catastrofici dell'intero primo film. È una cosa veramente violentissima. La catastrofe si consuma rapidissimamente, ma prima del momento catastrofico che cambia completamente le carte in tavola, si ha forse uno degli esempi di bignami cinematografico più magnifico, magniloquente, poetico, visivamente poetico che io abbia mai visto. La canzone di Neytiri, che fa da collante a tutti i primi 5 minuti, 6 minuti introduttivi, quello che sono, non lo so, ho perso il senso del tempo in quel momento. Le note della canzone di Neytiri mi riecheggiano nella testa, la riascolto in macchina, e quell'inizio, per quanto sia tutto molto concentrato, è veramente qualcosa di strepitoso, strepitoso. E quando arriva il momento della catastrofe, essendo preceduto da questa bellezza, da questa dolcezza, da questa magniloquenza, risulta ancora più violento. E voglio fare un piccolo appunto. C'è un'inquadratura che per me ha sempre rappresentato l'ambizione di James Cameron, al di là dell'epoca in cui ha realizzato qualcosa, ed è l'esplosione atomica del sogno della parte onirica di Sarah Connor in Terminator 2. Ho sempre pensato, guardando quella scena, chissà come al giorno d'oggi creerebbe una scena così. Perderebbe con la CGI? Anche se pure qui c'è un utilizzo di CGI misto a dei modellini, comunque riesce a rendere clamorosamente il tattile, il concreto. E pensavo magari che una scena simile, fatta in CGI dallo stesso Cameron al giorno d'oggi, comunque non sarebbe riuscita ad ottenere lo stesso effetto di quello che state vedendo. Bene, mi sbagliavo. Il bignami introduttivo di Avatar The Way of Water si conclude con un'inquadratura, se non identica, veramente molto simile a questa. E l'effetto effettivamente non è lo stesso dell'epoca, è meglio. Ogni mio dubbio è stato spazzato via insieme a quell'onda d'urto. Il digitale, con Cameron, si comporta come e meglio dell'analogico, diventa quasi realtà. Strabiliante il sonoro, strabiliante la resa delle bocche. Lo so che sembra una cazzata, ma in realtà, se chiedete a un tecnico degli effetti speciali qual è la cosa più difficile da fare, è rendere il movimento della bocca umana durante il parlato e durante le smorfie.
è veramente difficilissimo rendere perfettamente questa cosa, e questo film lo fa, lo fa. Prima di concludere voglio fare un paio di parole ancora sui personaggi. Jake ne esce in qualche modo da veterano, letteralmente all'interno del film, in sceneggiatura, in una scena, passa il testimone, passa l'eredità ai suoi figli, che diventano ovviamente i protagonisti di questa vicenda, ripeto, chi più chi meno, ma comunque il focus principalmente è su di loro e parzialmente sui figli della nuova tribù di Na'vi. Ma clamorosamente quello che probabilmente ci esce più arricchito, non soltanto come personaggio di The Way of Water, ma anche a posteriori nel primo Avatar, è Quaritch. Il personaggio di Quaritch non soltanto è il personaggio più interessante, almeno per me, di The Way of Water, ma sembra che stia andando in una direzione che potrebbe trasformarlo nel miglior personaggio dell'intera saga. E tematicamente siamo sempre da quelle parti con qualche aggiunta. Si parla sempre di famiglia, si parla sempre di senso di appartenenza, ci si chiede cosa significhi essere diversi, se abbia significato o se sia soltanto un costrutto mentale, un preconcetto che non risparmia neanche degli alieni dall'altra parte della galassia, e devono averci a che fare esattamente come gli esseri umani sulla Terra. Non è una cosa dalla quale si può sfuggire, è una cosa che va affrontata. Non ci si protegge a vicenda infilando la testa nella sabbia. Concetti semplici per far arrivare un concetto altrettanto semplice, quello della felicità. Quello delle piccole cose, che per quanto sia un concetto con il quale qualunque essere vivente senziente può entrare in empatia, in realtà poi sono pochi quelli che mettono in pratica questi concetti. Arrivando alle conclusioni, perché non voglio approfondire ulteriormente questo film in questo video, voglio che sia soltanto magari un'introduzione ad altre cose magari che potrei fare insieme ad altre persone, potrei scambiare quattro chiacchiere con vecchie conoscenze sempre sul tema Avatar, ma traendo le conclusioni, Avatar The Way of Water è un film tutt'altro che perfetto a livello narrativo, ma che veicola messaggi che ha ricevuto in eredità dal capostipite ed amplia ancora di più lo spettro tematico, introducendone di nuove che si amalgamano perfettamente. Raccontate con enfasi, raccontate con forza e trasporto emotivo nonostante la semplicità. Perché per ottenere questa semplicità, per poi andare a vedere il film e avere l'esperienza diretta che abbiamo, si passa da un processo che di semplice non ha un cazzo. Per chiunque ci lavori, partendo dai tecnici arrivando fino agli attori che devono lavorare di fantasia fino a realizzare davanti ai loro occhi quello che non c'è, provando le sensazioni che devono provare con niente intorno, sentendosi una minuscola parte di questo gigantesco lavoro, perché è così, gli attori all'interno di questi progetti sono una minuscola cosa, e quando si rivedono, una volta che il film è finito, sono spettatori esattamente come noi. Avatar The Way of Water, per quanto mi riguarda, è il sacro graal del cinema di fantascienza d'autore blockbuster, ma è anche fantascienza produttiva. Mentre lo si ammira, mentre scorre davanti ai tuoi occhi come l'acqua del titolo, si ha la sensazione di guardare un film che non può essere ripetuto se non mettendo seriamente a rischio le finanze di qualcuno. Un film che solo Cameron poteva fare in questo modo, ed un progetto che potenzialmente due o tre registi al mondo potrebbero sostenere. E quando il risultato è questo, quando il prodotto finito supera qualunque aspettativa e sfocia quasi nella fantascienza produttiva, io, se il film non veicola messaggi tossici, lo salvo sotto tutti gli aspetti, perché l'emotività del film è intatta. La storia che viene narrata, per quanto semplice, per quanto tagliuzzata con tutta probabilità, è di una potenza dirompente. Ed ho versato lacrime. Non vedo l'ora di tornare a vederlo. Non vedo l'ora. E per quanto valga anche per il primo film, in questo, più che mai si capisce chi sia la vera protagonista dell'intera vicenda. E sono convintissimo che con il passare dei film la cosa sarà ancora più accentuata. Finché, sono sicuro, quando avremo la saga completa tra le mani e ce la potremmo godere così, di getto, a fiume, sarà ancora più palese. Il vero protagonista dell'intera saga di Avatar è sempre stato e sarà ancora di più Pandora.